Passiamo adesso alla pagina economica, la reputazione di un territorio è uno degli asset più preziosi per la crescita economica ed il benessere sociale, ma anche il turismo. Ogni territorio ha una sua identità, una sua storia ed è da qui che Sicindustria Trapani è partita dopo numerosi confronti con i rappresentanti delle istituzioni e delle imprese per mettere a punto un progetto davvero ambizioso, rilanciare la provincia partendo dalla sua reputazione. L'iniziativa è stata presentata alla stampa stamane, appunto 26 luglio alle ore 11 presso la sede di Sicindustria Trapani in via Mafalda di Savoia 26. Ci sono le interviste sul posto per noi di Video Sicilia, c'era il direttore Riccardo Galatioto. Ascoltiamo quest'oggi il presidente di Sicindustria Trapani, Vito Pellegrino. È chiaro che per varare qualcosa si parte da uno studio, da un monitoraggio. Ecco, cosa vi ha spinto a presentare questo oggi? Una situazione economica della nostra provincia assolutamente non rosea. È una provincia che è la quinta per incidenza in Italia di percettori di reddito di cittadinanza. È una provincia in cui abbiamo un tasso di disoccupazione che è quasi doppio rispetto a quello nazionale, un PIL pro capite che è pari al 60% di quello nazionale. Dati insomma che dimostrano una situazione assolutamente poco felice. E allora abbiamo cercato di capire cos'è che ha prodotto questo stato di cose e riteniamo che a netto della presenza, come dire, nel nostro territorio, diciamo, della criminalità organizzata, molto ha fatto anche una nomea, una reputazione che probabilmente allo stesso modo ha inciso in senso negativo. E allora da lì vogliamo muovere, perché riteniamo che dal miglioramento dell'immagine, che è un asset strategico, diciamo, per lo sviluppo del territorio, possa dipendere che cosa? L'esigenza di intercettare l'interesse dei giovani che a flotte, che a migliaia ogni anno abbandonano la nostra provincia e la regione tutta. Possiamo favorire, diciamo, un dialogo più proficuo, più facile con il mondo delle pubbliche amministrazioni e possiamo soprattutto intercettare l'interesse di possibili investitori interni ed esterni alla nostra provincia. È chiaro che l'auspicio, insomma, è che il tipo di iniziative che noi andremo a proporre oggi al territorio vengano riproposte con costanza e nel tempo. Migliorare l'immagine di una provincia non è un qualcosa che accade dall'oggi al domani. Bisogna lavorare e bisogna soprattutto riuscire a coinvolgere tutto il territorio e occorre che il territorio faccia la sua parte. Siamo aperti alle idee, ai suggerimenti, ai contributi. Il nostro futuro dipende da quello che i giovani sapranno fare e vorranno fare dentro il nostro territorio. Quindi bisogna in qualche modo stuzzicare il loro interesse, bisogna far conoscere loro quello che a Trapani si può fare, ricordare che si può avere una vita lavorativa soddisfacente anche qui. Da ciò credo che dipenda molto circa la possibilità di trasformare le grandi potenzialità inespresse che questo territorio esprime in realtà. Orgogliosi di essere trapanesi? Sempre. Ripeto, questa è la provincia, diciamo, delle grandi eccellenze produttive. Abbiamo una storia di secoli che riguarda parecchi comparti. Ecco, noi dobbiamo raccontare questo. Bellezza.